Buon samurai a tutti e ricordate vaccino e tamponi. Oggi mi sento anche un po' bionico, ho appena fatto la terza dose, quindi sono in super forma. Puntata numero 12, la frase del giorno. Proteggi la tua mente dal rumore per poter udire il magnifico suono della vita. Dal libro Il dono del silenzio, Thich Nhat Hanh, una delle figure più importanti della spiritualità mondiale, monaco buddista, poeta, studioso e attivista per la pace. È stato candidato al premio Nobel da Martin Luther King nel 1967. Questo libro dovrebbero leggerlo attentamente, magari spiegarlo anche, ai nostri governanti. Dopo le dirette fatte al Centro Olimpico Matteo Pelliconi di Roma, Roma Ostia, siamo tornati negli studi televisivi di Wild TV, dove noi trasmettiamo, vi ricordiamo che siamo sul canale 68 bottone rosso, ricordiamo, non l'armata rossa, bottone rosso, e Sky 810. Bene, adesso torniamo subito in studio e diamo subito un caloroso benvenuto in trasmissione al professor Franco Scani, presidente della Federazione Internazionale Cinema Television Sportif, ideatore dell'evento Sport Movie e TV 2021, 39esima edizione di Milano, dell'internazionale della sua federazione. Quindi una cosa incredibile. Detto così sembra una cosa facile, ma non è così. Caro Franco, benvenuto in trasmissione. È facile salutare tutti i nostri telespettatori che avranno la pazienza di ascoltare noi che parliamo di valori dello sport, di cultura olimpica e dintorni. Abbiamo concluso. La nostra trasmissione è sui valori dello sport. Beh, visto che siamo ormai diventati bianchi di capelli, almeno quelli che ci rimangono, mi sembra giusto. Siamo alla 39esima edizione, 6 giorni di attività durissime da gestire. Solo un personaggio di sì alto valore, il professor Scani, poteva realizzare una cosa di questo tipo. In questo caos organizzato prendono parte giornalisti, campioni dello sport, istituzioni, 150 proiezioni di film e documentari sportivi da brivido. Parliamo però un attimo del fautore, facciamo un passo indietro, parliamo del fautore di questo sogno. Si chiamava Bruno Benech, è stato un giornalista, mio collega, regista e dirigente sportivo italiano, attivo negli sport del softball, baseball e del football americano, dal quale è stato in Italia un pioniere assieme a Giovanni Colombo di Milano, che era il direttore dell'Hotel Manin. Nel 1954 viene premiato con la Penna d'Argento a una vita per il cinema, 1915-2003. Ci tengo a ricordare questo personaggio, perché è stato un amico, un collega, abbiamo fatto un sacco di cose assieme, devo dirlo proprio nel senso buono, ma soprattutto perché la famiglia Benech nel mondo del nuoto ha ancora oggi dei personaggi importanti. Cito ad esempio la figlia Daniela Benech, classe 46, che ha partecipato ai Giochi di Tokyo del 64, Messico 68, Monaco di Baviera 72, con piazzamenti non nei top 10, nei primi 5. A questo punto, caro Franco, non hai bisogno che ti dica nulla, vai a ruota libera, perché il miglior sistema per fare una trasmissione è dire le cose come vengono, non come sono scritte. Prego. Innanzitutto mi fa piacere citare Bruno Benech, è stato colui che mi ha passato il testimone di questa federazione, e allora quando abbiamo cominciato avevamo pochi paesi affiliati, erano 45, oggi siamo 125, allora si faceva un festival nel mondo, oggi ne facciamo 20 attraverso un circuito che si chiama World Fix Challenge, un circuito mondiale nei 5 continenti, con un format analogo, e i vincitori di tutti questi
questi festival vengono messi alla finale di Milano, che annualmente si disputa intorno alle prime settimane di novembre, con la partecipazione di rappresentanti di paesi di tutto il mondo, con la partecipazione di registi, di sportivi, di campioni dello sport, di produttori del mondo della televisione, della radio, eccetera, della comunicazione. In che cosa consiste questo? Diffondere l'immagine sportiva, trasmettere le emozioni che noi proviamo direttamente quest'anno, quale miglior regista avrebbe potuto mettere assieme in un quarto d'ora la vittoria di Tamberi nel salto in alto e subito dopo la vittoria di Jacobs nei 100 metri, l'uomo più veloce del mondo. Una cosa incredibile, eppure succede, e queste emozioni noi cerchiamo di farle rivivere, non solo attraverso documentari o attraverso immagini di attività agonistiche sportive, ma anche attraverso storie. Storie di campioni, storie di squadre, storie di vita vissuta attraverso una serie di sezioni, la sezione sport per tutti, lo sport paralimpico, i documentari dei grandi campioni, i documentari di sport di squadra, il movies, cioè la fiction, abbiamo tutto quello che l'immagine sportiva riesce a collegare, noi portiamo a Milano. Per una settimana, diciamo quello che noi riteniamo essere il migliore del mondo per quanto riguarda la produzione cinetelevisiva dello sport. Quest'anno poi è stato un anno particolare, un anno olimpico, olimpico dispari, e abbiamo portato dei campioni, dei personaggi. Abbiamo detto la federazione deve ripartire. Ecco, 125 paesi. 20 festival nel mondo, la federazione deve ripartire, lo sport deve ripartire. E abbiamo tentato attraverso questi festival a Pechino, a Barcellona, a Buenos Aires, a Teheran, a Lisbona, a Nairobi, a Rotterdam, nella Repubblica Ceca, a Lipetsk, a Kampala e in Uganda. A Tashkent o a Kingston in Giamaica, a Rio de Janeiro, a Sarajevo, a Nizza, Zlatibor, eccetera. E diciamo i vincitori di tutti questi festival si sono ritrovati a Milano con le loro produzioni e abbiamo dato vita a un contenitore in cui ci sono le proiezioni, le tavole rotonde, le mostre, le premiazioni, i momenti di incontro, la presentazione editoriale, eccetera. Cioè tutto quello che fa cultura dello sport messo in un unico crogiolo. Rompo mentre Ecco, gira il andiamo. presidente del CIO, eccetera. Proprio parliamo un attimo del CIO. Sei membro CIO per la Commissione Cultura. Racconta un po' ai nostri ascoltatori qual è il tuo ruolo nel Comitato Olimpico, perché qui si parla, tutti adesso hanno in bocca il CIO, non cioè il CIO, che è il Comitato Olimpico Internazionale, però tu lo vivi giornalmente questa cosa. Raccontaci. Diciamo che la Commissione Cultura e Patrimonio Olimpico del CIO, cui io faccio parte quale unico rappresentante italiano da 11 anni, si riunisce periodicamente a Losanna e discute quelle che sono le linee della diffusione della cultura e in particolare della cultura olimpica attraverso gli eventi che si chiamano Giochi Olimpici, Paralimpici o che si chiamano momenti di incontro prima, durante e dopo la disputa dei giochi olimpici. Quindi l'analisi di tutti quelli che sono i contenuti, forse molti non sanno che l'Olimpiade, diciamo, sul campo, sul parquet, sul parterre, eccetera, corrisponde anche a un'Olimpiade culturale, soprattutto rivolta ai giovani, in cui si cerca di tenere viva e vitale quelli che sono i contenuti della cultura dello sport, i valori, perché se noi andiamo a perdere di vista questi valori, perdiamo di vista tutto. Qui vediamo durante la cerimonia di inauguratura di quest'anno, qui ci è arrivato un calorosissimo messaggio di Thomas Bach, la presenza del presidente Fontana della regione, di Alina Cabaeva, l'oro olimpico della ginnastica ritmica, che è stata premiata dalle ragazze delle farfalle italiane. Qui ci sono due medaglie d'oro,
come la Palmisano ed ecco, vedete, il presidente del Comitato Olimpico Italiano, Malagò, o Andrea Monti della Fondazione Milano Cortina 2026, con la quale noi stiamo portando un corso per arrivare proprio insieme a questi risultati. Dino Meneghin è stato premiato per i 100 anni della Federazione Pallavolo e, come dicevo prima, quando noi parliamo qui c'è stato un collegamento con Filippo Torto, con De Salu, con la Martina Caironi, con la Palmisano, erano praticamente 40 medaglie olimpiche, di cui 8 ai Giochi di Tokyo. Tutti insieme appassionatamente, con ingresso gratuito, iscrizioni gratuite. Chi voleva partecipare si doveva solo accreditare e arrivare col Green Pass. Questo, come stiamo vedendo, sta venendo Milano Cortina. Ecco, noi stiamo portando avanti anche sul territorio un'altra grande iniziativa sulla quale stiamo lavorando dal 24 di giugno, cioè il giorno dell'assegnazione a Milano Cortina dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali. Da quel momento è nato, è stato costituito Italimpics. Credo che ci sia anche un video proprio di Italimpics, di cui possiamo commentare Il video questa cosa, Italimpics, aggregare. Ecco, lo vediamo, lo sentiamo. Vediamo se anche la musica. Camera di Commercio, Federazione, Comitato Generale del CONI, organizzazioni sportive, sport, cultura, imprenditorialità, tutti insieme per promuovere i valori del territorio sportivo della Lombardia e del Veneto. Con cinque: cultura, educazione, stili di vita, comunicazione, promozione. I destinatari vanno dalle università ai gruppi militari, alle piccole società sportive. Sono stati fatti appunto 29 incontri e c'è nata una piattaforma dove c'è il calendario di tutti gli eventi sportivi della Regione Lombardia, della Regione Veneto, e la disponibilità di 27.000 video, 27.234 video a disposizione gratuita. Il calendario è il momento di aggregazione, è il momento di conoscerci, è il momento di far crescere la mentalità olimpica nei giovani, che saranno i futuri protagonisti di quella che noi chiamiamo la generazione 2026. E quindi con le istituzioni, con le forze sportive, con le associazioni, con Giacomo Bertoletti sa benissimo, perché anche lui fa parte di questa organizzazione, che spazio noi daremo a tutte le attività, da quelle delle arti marziali, agli sport da combattimento, sino alla corsa nei sacchi o l'incontro di bocce lui e lei, che si fa magari nel piccolo comune della nostra provincia, del nostro territorio. Questo è lo spirito olimpico, questo è lo spirito che andrebbe premiato con delle medaglie, con delle stelle d'oro al merito sportivo. Proprio in funzione di questo discorso che tu hai lasciato così in ultima analisi, parliamo un attimo di politica e sport. Sono stato lunedì mattina, ho fatto il bacino, al pomeriggio all'Aula Magna dell'Università degli Studi Bicocca per la cerimonia delle medaglie, delle stelle d'oro e stelle generali per quanto riguarda il Comitato Olimpico. E devo dire che il rapporto che oggigiorno si è creato, o che almeno che gli Atenei stanno facendo con le varie università, con le varie strutture sportive, è da ritenersi interessante, molto interessante, specialmente se prendiamo ad esempio cosa fanno gli americani con i loro college. Però c'è sempre un però in queste cose. Quella manifestazione del 15 di novembre mi ha fatto ritornare in mente vecchi discorsi del passato, quando ancora le stelle d'oro, o le stelle in generale, venivano date al CONI a Roma, perché è importante dare carica emotiva a queste cerimonie, non solo dare, diciamo così, la stella, una stretta di mano e amici come prima. Non funziona così.
siccome, caro Franco Scani, dietro dalla tua scrivania, io so che tu hai la stella d'oro al merito sportivo, che tu hai avuto 2 o 3 mila anni prima di me, e chiaramente, beh, certo, tu hai altre caratteristiche che io non ho. Ci vuoi dare la tua interpretazione a tal senso e sul concetto delle mie parole che ho espresso prima sulla cerimonia un po' garibaldina, se vogliamo, di quest'anno? Innanzitutto esprimo i miei complimenti e le mie congratulazioni, io l'ho già fatta anche per iscritto, al maestro Bertoletti, perché la stella d'oro al merito sportivo è un grande riconoscimento, e proprio perché è un riconoscimento che dà la sostanza di una vita dedicata allo sport, di sacrifici, di impegni, di risultati, di fatiche, eccetera, eccetera, dovrebbe essere consegnata in una cornice molto più imponente. Molto più imponente, a mio parere, dovrebbe essere assegnata assieme ai collari d'oro che vengono assegnati una volta all'anno a Roma. Ecco, forse questo è il senso del discorso. Il valore di quella medaglia, di quel riconoscimento, il conferimento della stella al merito dovrebbe essere accompagnato da squilli di tromba e da un applauso infinito, perché chi merita quella stella vuol dire che rimarrà nella storia dello sport comunque, da chiunque organizzato. Bene, bene. Ultima, diciamo così, in teoria frecciatina, se vogliamo. La stella d'oro mi ricorda la massima di Marco Furio Camillo, rivolta a Brenno, re dei Goti. Non auro, set ferro, recuperanda es patria. Non con l'oro, ma con il ferro si riscatta la patria. È un po' la nostra stella, se vogliamo. Brilla d'oro, ma effettivamente è il pensiero che conta. Ma anche in questo, diciamo che in questa occasione ci siamo un po' sentiti, sì, vecchi dirigenti, però soprattutto considerati, diamogli questo contentino e andiamo avanti. Per adesso, caro Franco, non ti disturbo, ti ruberò ancora qualche minuto un pochino più avanti, perché il nostro caronte Daniele Scala, per l'occasione delle benevenze, non ha perso l'occasione per bloccare due personaggi per alcune interviste. La prima a Carlo Pedrazzini, vicepresidente del CONI Lombardia. Sentiamo cosa ci dice. Buon Samuele a tutti. Caro Pedrazzini, tu ormai sei praticamente l'uomo del CONI. Io ormai sono l'uomo del CONI, perché hai fatto tutto il circuito di tutti i presidenti, esatto. E adesso c'è una nuova gestione. Come mai oggi Marco Riva non si è visto? Allora, Marco Riva non si è visto perché aveva un appuntamento, direi, molto importante in CONI, e mi ha detto: faccio il possibile per arrivare, dovrebbe arrivare a momenti, perché io penso che fra 3-4 minuti è qua. È dispiaciuto perché... ci inviterà a cena allora. Ci inviterà a cena. Raccontami un po' questo nuovo corso. Allora, il nuovo corso è un corso un momentino diverso dagli altri. Io, come hai detto giustamente tu, ho fatto 1, 2, 3, 4, 5 presidenti. Quindi non è... 20 anni. Quindi no, di più, 24. 24 anni. E devo essere sincero, è la prima volta che ho un ragazzo giovane, 38 anni, attivo al massimo, propositivo, è un uomo che ha la forza di alzarsi la mattina alle 6 e andare a letto alle 2 del mattino, cosa che io lo reggo fino a un certo punto, perché va bene tutto, ma anch'io ho la mia età. E devo essere sincero, sta tentando di ribaltare veramente tutto quello che è un discorso che si era ormai un po' in decadenza. La famosa routine del CONI. Esatto, la famosa routine del CONI. Cosa vogliamo fare? Vogliamo fare veramente da servizio alle federazioni. Cioè, noi siamo lì al servizio delle 44 federazioni. Che questa è una cosa importantissima, perché spesso e volentieri tu vai nella federazione e la federazione non sa neanche chi sei. Il CONI, sì, il CONI, sappiamo che si va alle Olimpiadi col CONI. Sì. Invece, cioè la famosa agenzia di viaggio che ha detto chiamata CONI. Bravissimo, esatto. Invece qui c'è una situazione completamente differente. Noi dobbiamo essere da supporto.
perché la federazione ha un sacco di problematiche che in parte sono state risolte, ma in parte non sono state risolte. Quindi la nostra opera in questo momento è di creare un team di persone le quali tutti collaborano, il classico lavoro di squadra. Noi vogliamo fare un lavoro di squadra. Quindi questa è la nostra idea. È giovane, quindi si prepara per il secondo mandato. Per il secondo mandato, sicuro, perché qui è una cosa tra 4 più 4, 8, anche perché entriamo dentro nel quadriennio poi olimpico, prossimo. Quindi questo è di lavoro e il prossimo sarà dei risultati. Certo, benissimo. Carissimo, piacere sempre vederti, sempre attivo, altro. Mamma sì, mia, ma come attivo. Fai? Come fai? Mi rubi il mestiere. Grazie ancora. Grazie, ciao. Grazie. Ecco di nuovo in studio. La seconda intervista, sempre lì, nella nostra famosa Aula Magna, un po' raffreddata per l'inverno ormai quasi inoltrato, abbiamo incontrato l'ingegner Rinaldo Orlandi, figura del giudizio internazionale italiano e internazionale, che su proposta anche lui del presidente della fisica, dottor Falcone, riceveva la medaglia, la stella d'argento. Quindi non ne ha approfittato perché trovare un mio collega con il quale dal 77 a Firenze, quando voleva che la nostra federazione, la World Jiu-Jitsu, entrasse nella sua Unione Europea di Jiu-Jitsu, che erano in quattro gruppi, diciamo che non ho sbagliato standone fuori. Ma sentiamo cosa ne pensa l'ingegner Orlandi, grande dirigente della... Caro ingegner Orlandi, Rinaldo, noi ci siamo lasciati quando abbiamo fatto un pezzo su Samurai, i due presidenti. Credo che siano passati qualche giorno. Sì, sono solo 60 anni che faccio Jiu Jitsu. Appunto, quindi siamo lì in questa sfera. Certo, ci conosciamo. Dato che ci conosciamo e tutto sommato abbiamo fatto una bella strada assieme oppure in parallelo. Raccontaci un po' sto giudizio, cosa combina a livello internazionale. Allora, è abbastanza facile e difficile da spiegare. Facile perché facciamo i campionati, facciamo le attività, partecipiamo alle gare europee, a quelle asiatiche, americane, però sempre nel contesto di aree olimpiche continentali. Quello che non ci riesce ancora è fare il salto di qualità e avere il riconoscimento dal Comitato Olimpico Internazionale. Ci sarà un motivo di questo? Lo so, il motivo è le scelte fatte negli anni. Negli anni. Ma come, diciamo dal punto di vista così tuo personale, no, non c'è una volontà di riprendere in mano questa federazione internazionale e dargli una svegliatina? Dunque, la voglia c'è tutta. Il presidente è stato rieletto un mese e mezzo fa. Il comitato organizzativo è in loco. Io sono stato confermato presidente della commissione etica 15 giorni fa. E mentre eravamo ad Abu Dhabi, ecco, tutto questo vuol dire che le premesse ci sono per farlo. Però alla fine è il presidente che decide la strategia da dare alla federazione. Ma un uomo del tuo calibro, un De Ashivarai, metti a posto il presidente e ricostruisci la federazione. Abbiamo parlato diverse volte, lui sa come la penso. Io sono per seguire le regole e andare velocemente al risultato. Lui preferisce fare il giro dei comitati olimpici continentali e per arrivare poi al riconoscimento centrale. Sono due percorsi, uno vale come l'altro. Io avevo percorso il mio quando ero presidente della federazione, lui sta facendo il suo, quindi non posso fare altre cose. O si cambia il presidente o si aspetta che il circuito dei comitati olimpici, dei cinque continenti, eccetera, finisca. Potrebbe essere, ma comunque diciamo che c'è buona speranza e ci sono persone dedicate a tempo pieno per seguire questo argomento. Quindi non è che siamo lontani dai contatti col comitato olimpico centrale, anzi, soprattutto con l'arrivo di Chiulli al presidente
presidente del GAIS, con Stefan Fox, confermato presidente dell'AIMS. Sono tutti contatti importanti che portano verso il riconoscimento, solo che è una via che ci impiega più di quanto non era previsto. Ecco. Domanda birichina per chiudere. E com'è, dato che hai avuto l'argento, io l'oro, da tramite la fisica, come sono i rapporti della federazione con la fisica? C'è la federazione ufficiale? Allora, diciamo che io sono sempre stato legato al coalizione principale italiano. La FILCAM, che adesso ha preso tutta l'attività del Jiu-Jitsu italiano, ovviamente io sono vicino a loro e mi sono dato disponibile per contatti internazionali. Però il riconoscimento in Italia è dato a un gruppo che è fuori dal CONI, e questo è un imbarazzo per ovviamente il riconoscimento del Comitato Olimpico Internazionale. Il Presidente lo sa e credo che ci stia lavorando, però i risultati ancora non sono arrivati al punto, quindi purtroppo viviamo un po' la giornata. Speriamo che non ci lavori ancora intorno tanto, perché altrimenti io non so la prossima volta quando ci vedremo. Gli anni sono passati, avremmo dovuto imparare. È vero. Speriamo bene. Allora, grazie. Carissimo, ti ringrazio, un piacere grande a te e al tuo signore. Oh. Grazie. Caro Franco, sei ancora in linea? Arriva? Bene. Vediamo se arriva, se recuperiamo. Eccolo qua. Franco, hai sentito le due interviste, sia quella del vicepresidente del CONI della Lombardia, che nonché di Orlandi, che hai conosciuto in varie occasioni quando eri ancora assessore allo sport della provincia di Milano. Cosa ti sembra questo discorso di carattere generale? Ma dunque, premesso che ho avuto qualche difficoltà nella ricezione delle loro interviste, mentre ci sentiamo bene noi avevo qualche difficoltà, ma il ragionamento che dobbiamo fare oggi noi è che siamo di fronte a un momento di svolta dello sport nel nostro paese, e c'è la necessità di mettere a fuoco tutto quello che riguarda la regolamentazione dello sport. Lo sport si sta dividendo su un piano di livello di business, di super business, e mentre dall'altra parte sta affaticando il proprio percorso per quello che è l'attività, diciamo, dello sport sociale, dello sport per tutti, dello sport come diritto del cittadino. Ecco, siamo di fronte a un momento importante. Forse è l'ora di smetterla con le polemiche e la necessità di sedersi a tutti attorno al famoso tavolo che non c'è mai stato e guardare nell'interesse di chi pratica lo sport, che chi pratica lo sport riduce i costi del servizio sanitario nazionale, crea una mentalità, un benessere per tutti i praticanti, sia per una disciplina che per l'altra. C'è l'esigenza che lo Stato venga incontro ai momenti di difficoltà, che sostenga questo benemerito volontariato, che è quello che sostiene le sorti dello sport in Italia, perché se domenica improvvisamente i volontari decidessero di fare uno sciopero, idealmente lo sport si ferma, così come sarebbe se si fermassero gli sponsor, anche in quel caso lo sport si fermerebbe. Quindi abbiamo un triangolo, un ménage à trois che diventa sempre più complicato: lo sponsor, lo sport, i mass media, i media che devono a loro volta entrare in questo circuito. Bisogna fermarsi, rimettere, come si dice, palla al centro e vedere a chi deve fare che cosa, perché se andiamo avanti con gli sportivi che si lamentano, con i grandi campioni che hanno dei contratti super miliardari e con la difficoltà da parte delle organizzazioni sportive di portare avanti quella che è la loro mission. Questo famoso tavolo che non si è mai fatto e che si ipotizza che prima o poi vada fatto, si farà veramente da qui al 2024, dato che nel 2023 dovrebbe entrare la nuova legge sullo sport?
È una domanda, un'affermazione o una constatazione? No, una domanda, perché la tua idea e il tuo concetto. Se potessi rispondere io, dico che il domani è già troppo tardi, perché avendo vissuto da molti anni nel mondo sportivo, avendo visto quelle che sono state le trasformazioni legislative, le trasformazioni dai tempi di Giulio Onesti mi nominò vicepresidente del CONI della Lombardia negli anni 80 e ho visto tante cose passare, ma tanta fatica, tanta volontà, tanta voglia di fare da parte dei volontari, che però, ahimè, vanno dallo stesso parrucchiere in cui va Petrazzini, in cui va il nostro amico Bertoletti, e che hanno il colore dei pochi capelli che mi sono rimasti. Dobbiamo puntare sui giovani per crescere nei giovani, per far crescere la passione nei giovani. Bisogna cambiare qualcosa, altrimenti ci troveremo noi a prendere le stelle al merito sportivo, dopodiché non so cosa succederà. È stato chiarissimo, preciso come sempre. Noi ti ringraziamo, ci auguriamo di vederti in studio e di parlarne in studio per una prossima trasmissione e presentare l'edizione 2022, chiaramente, della tua federazione, ormai all'apice del mondo della celluloide. Grazie ancora e buon lavoro per la tua struttura. Grazie. E come diciamo noi nel mondo del cinema, prossimamente lì. Schermo, d'accordo. Grazie Franco. Torniamo noi. Adesso è tempo di pensare a Vivi Sportivo. Parlavamo di sport e non si può non parlare di Vivi Sportivo. Quindi diamo subito il là alle notizie di Vivi Sportivo. Amici di Vivi Sportivo, benvenuti ad un nuovo appuntamento con le notizie del mondo delle arti marziali. Ivo Ferriani, nuovo presidente GAESP per i prossimi 2 anni. Ivo Ferriani è stato eletto presidente dell'Associazione delle Federazioni Sportive Internazionali, GAESP, in rappresentanza dell'Associazione delle Federazioni Internazionali di Sport Invernali Olimpici, IOF. La decisione è stata assunta dall'Assemblea Generale dell'organismo riunita virtualmente. Ferriani, che riceve il testimone da Raffaele Chiulli, resterà in carica per 2 anni, come da statuto GAESP, in base al principio di rotazione degli stakeholder con la nomina che arriva appunto dall'ambito dell'IOF. Il neo presidente ha elogiato GAESP per i suoi instancabili sforzi finalizzati alla promozione della sostenibilità nello sport e ha sottolineato come valorizzerà il ruolo di membro nella Commissione per la sostenibilità e la legacy del CIO, per costituire un percorso di crescita di questa direzione. In qualità di membro della Commissione Women in Sport del CIO, Ferriani si impegnerà a promuovere le pari opportunità per le donne nella comunità sportiva globale. Consolato Generale del Giappone a Milano. Il 4 novembre 2021 ha avuto luogo la cerimonia organizzata dal Consolato Generale del Giappone a Milano per il conferimento di onorificenza al maestro Hiroshi Shirai, fondatore e vicepresidente della Federazione Italiana Karate Tradizionale e Arti Marziali, FICTA. Il console generale Amamiya ha elogiato il maestro Shirai per le attività svolte fino ad oggi e lo ha ringraziato per aver coltivato i germogli dell'amicizia tra Giappone e Italia. Attraverso il karate egli ha consegnato un attestato e una medaglia. Per parte sua, il maestro Shirai ha espresso la propria gratitudine per l'onorificenza e ha ringraziato la famiglia e i colleghi che lo hanno accompagnato e ne hanno sostenuto gli sforzi per rendere popolare il karate in Italia. Il maestro ha poi dichiarato di aspirare e proseguire nell'insegnamento del karate fino all'età di 90 anni. Infine, il presidente della FICTA, il professor Achilli, si è unito al maestro Shirai nell'esprimere gratitudine per questa onorificenza. Passiamo al karate. Achilli e Campini riconfermati ai vertici ISI. Al Circolo Sportivo Zanardi di San Giorgio di Piano, Bologna,
Al termine dello stage nazionale, condotto dal maestro Hiroshi Shirai, cintura nera decimo dan e alla guida del karate tradizionale italiano, da oltre 60 anni, si sono svolte le assemblee nazionali elettive dell'Istituto Shotokan Italia, ente morale, e dell'Istituto Shotokan Italia, ASD. I due ferraresi riconfermati alla presidenza, i maestri Gabriele Achilli, dell'ISI, ente morale, istituzione nata nel 1989 che si occupa della diffusione della cultura e della filosofia del karate Shotokan, e Rino Campini, della ISI ASD, associazione nata da una costola dell'ente morale e che si occupa della parte sportiva ed agonistica. L'Istituto Shotokan Italia, ente morale, ha sede a Ferrara, mentre l'Istituto Shotokan Italia ASD a Milano. Nella foto i maestri Rino Campini, Hiroshi Shirai e Gabriele Achilli. Ringraziamo per la foto Federica Achilli. Taekwondo, Europei Juniores 2021. Europei Juniores 2021 ha un nome su tutti che spicca da protagonista, è quella di Giulia Galiero, che conquista la medaglia d'argento nella categoria 42 kg dopo uno splendido cammino che l'ha condotta in finale, con 5 medaglie complessive, 2 ori, 2 argenti e un bronzo. La delegazione italiana appare solida, determinata e con giovani talenti emergenti, che confermano quanto di buono visto nelle finali disputate qualche settimana prima per aggiudicarsi il titolo di campione italiano di categoria. E passiamo al karate. Grandi risultati degli azzurri alla Istrian Cup di Porec. Favolosa l'Italia giovanile di karate, 13 gli ori conquistati dalla squadra azzurra, insieme a 6 argenti e 8 bronzi, e il podio più alto della classifica generale delle nazionali. Il torneo prevedeva con la partecipazione della classe età cadetti degli juniores dell'Under 21, sia nel kata che nel kumite. La nazionale italiana ha fatto dunque una grande prestazione. Ad accompagnare gli atleti ricordiamo che c'erano i tecnici Antonio Califano, Tiziana Costa, Ciro De Francesco, Simone Genocchio, Francesco Maffolini, Gennaro Talarico, presidente di commissione nazionalità attività sportive giovanili, e Andrea Torre, componente di commissione. Segnaliamo i prossimi appuntamenti. Weekend impegnativo. Karate Fesic, settore karate tradizionale, propone lo stage Centro Nord Italia con i maestri Scutaro, Ciccarelli e Ferluga. Domenica 21 novembre, ore 9:30-12 a Gambolò, in provincia di Pavia. Sport del ring. Prestige Fighting, Doria Fighter, ore 19, ad Anagni, organizzato da Fight 1 e dalla rivista Samurai. Taekwondo, campionati italiani senior 2021. Due giorni intensi dove tutte le cinture nere nate dal 1984 al 2004 si affronteranno nella splendida cornice dell'E-Work Arena di Busto Arsizio, contendendosi il titolo di campione italiano 2021. Insieme a loro gli atleti di combattimento, che gareggeranno con il nuovo regolamento di Para Taekwondo, adottato in vista dei prossimi giochi di Parigi del 2024. Al via i campionati mondiali di Dubai, 25esima edizione dei campionati mondiali di karate WKF, in scena a Dubai da martedì 16 novembre a domenica 21, alla quale prenderanno parte i karateka più forti del mondo. 1054 atleti provenienti da 117 paesi differenti si sfideranno in questi 6 giorni di competizioni per decidere i nuovi campioni e le nuove campionesse del mondo. Per questa settimana, con le notizie di Vivi Sportivi, è tutto. Appuntamento alla prossima. Eccoci di nuovo in studio. Partiamo dall'ultima notizia di Vivi Sportivo, cioè Dubai. A oggi ci sono già 3 atleti italiani della Nazionale Fisica in finale per l'oro o per l'argento. Quindi la spedizione azzurra sta andando benissimo. Inoltre, all'assemblea, al congresso della World Karate Federation, è stato assegnato all'Italia, a Lignano, Sabbia d'Oro 2024, i campionati del mondo, i prossimi. Quindi
grande successo di dirigenza e di atleti. Vedremo alla fine la conta delle medaglie. Una particolare importante, se vogliamo considerarlo importante, non è partito il nostro alfiere numero uno, Busà, medaglia d'oro a Tokyo 2021, per un problema di carattere fisico. Ma lo sapevamo più o meno, era nell'aria, quando l'abbiamo intervistato due settimane fa a Roma, al Centro Olimpico, Matteo Pellicone. Bene, vorrei così presentarvi un attimino, come si diceva una volta nei film, il discorso prossimamente su questo schermo. Cosa andremo a fare? Ne approfitto in questa occasione perché siamo quasi a fine del mese di ottobre. Abbiamo iniziato ai primi di settembre le nostre trasmissioni. Siamo la numero 12, ma non dimentichiamo che ne abbiamo fatte oltre 50 lo scorso anno. Quindi abbiamo fatto un po' di esperienza. Cosa andremo a proporvi prossimamente su questo schermo? Innanzitutto ci sarà una festa delle medaglie il 13 di dicembre a Roma, al Centro Olimpico Matteo Pellicone per la fisica, per premiare le medaglie olimpiche di lotta, judo e karate che si sono svolte a Tokyo 2021. Sarà una grande festa dove anche personaggi importanti di notevole levatura, salto i nomi perché non vorrei citarne qualcuno e non citarne altri, quindi figurarsi che lampi arriveranno in redazione, e quindi sarà una grande festa, festa importante, perché in un certo senso chiude un quadriennio che è diventato di 5 anni e che accorcia il quadriennio olimpico in atto a partire dal 2022, vedremo cosa succederà. È nostra intenzione allargare quello che è il discorso delle dirette nelle varie sedi. Perché? Perché c'è un semplice motivo. Non è facile poter condensare i personaggi importanti nella sede di Brescia, dove noi trasmettiamo la diretta, ma forse è più facile magari muovendosi, come abbiamo fatto per Roma, e in altre destinazioni. Questi sono i progetti da venire. Vorrei raccontarvi un piccolo incisivo importante, a mio modesto parere. 2 settimane fa ero in Sicilia, ero appena tornato nella sera da Lisbona, dove si sono svolti i campionati del mondo di kata, judo kata IGF, insieme al maestro Franco Cappelletti, e l'indomani mattina alle 6.30 ero già in aeroporto per la Sicilia, perché c'era un'iniziativa molto importante locale di Gino Vitrano, e quindi avevo detto che avrei partecipato e sono andato. Bene, ho trovato un personaggio interessante, si chiama il maestro Ogawa. Vive in Polonia, ha la moglie polacca, e mi parlava del suo stile di jiu-jitsu e di aiki ryu. Io mi stavo cervellando, dicevo, ma questo stile io l'ho già sentito, parlava di alcuni personaggi di carattere in generale, della mamma che era la soke della sua scuola, eccetera, e a un certo punto mi sono ricordato Pasqua del Budo 1981, la presenza di Risho Hayabushi, che allora era caposcuola della Kenshin Budo, la scuola dell'arte Ken, spada, Shin, cuore, Budo è la pratica marziale, ma soprattutto era anche un maestro di Shigin, il canto dei samurai, come il giovane Ogawa, che ha circa 45 anni.
Bene, alla Pasqua del Buddha 81, immaginate il Palasport super gremito. Ricordo che i miei figli avevano venduto anche i gradini, no, per sedersi, non c'erano solamente le poltroncine, poltrone, c'erano anche i gradini, vendevamo tutto, eravamo super pieni, eccetera. A un certo punto la dimostrazione dello stile al Chirio, vengono messi i bambù appena appoggiati e di fronte a ogni bambù uno degli allievi che il maestro Yabuchi si era portato secco per fare la dimostrazione. Bene, sarà stata l'emozione di vedere così tanta gente, eccetera. Tutte e quattro non hanno tagliato. Il maestro Yabuchi, che intanto disegnava una bellissima scheda di Budo che è a casa della mia famiglia, e che cantava, smette di cantare, prende la sua spada, sposta gli allievi e in un attimo, in scio, in quattro direzioni, taglia i quattro bambù e chiude la dimostrazione. Quindi pensate l'ovazione del pubblico milanese, eccetera, grandiosa, perché chiaramente i suoi allievi hanno dato un'interpretazione, non perché hanno sbagliato, sbagliare è lecito, non è che il bambù, uno gli può dire, senti, oggi ti devo tagliare, per cortesia, fai il bravo. Quindi il discorso è stato, l'attimo, il maestro ha smesso di cantare, completato il suo disegno, il suo grande kanji, bellissimo, eccetera, preso la sua spada e senza incertezze, già allora superava gli 82 anni e aveva tagliato i quattro bambù. Quindi pensate a questo personaggio, alto, con una voce veramente da grande intenditore, quasi una voce, se vogliamo, da teatro no, quindi veramente una cosa. Ci tenevo a farvelo sapere, perché nel prossimo numero di dicembre di Samurai partirà quindi anche una serie di articoli sul maestro Gawa e sul suo stile, perché io ritengo che sia da ricordare a tutti, la pratica marziale non ha limiti. Pensiamo a un giapponese che lascia la sua terra per amore e per amore finisce in Polonia. Certo, le donne polacche hanno una tradizione, anche Napoleone ha avuto Maria Valesca, quindi vuol dire se Napoleone, con tutti i galloni che aveva, si è fermato in Polonia, vuol dire che non era solamente per prendere i cavalli per la sua cavalleria pesante, la razza Poposca. Quindi ricordiamoci questo particolare. Adesso dobbiamo ringraziare i nostri fautori, i nostri mecenati, che questa volta mi hanno lasciato veramente solo. Mentre l'altra volta si sono precipitati quando avevo già pensato che ero solo, oggi che pensavo che venivano, invece sono solo. E mi sento intimidito, voi sapete che io sono un ragazzo di campagna, molto timido, eccetera, al punto tale che mi danno queste beneficenze come la Stella d'Oro, perché così mi condiscono, perché sono un ragazzo timido. Anzi, devo ringraziare chi mi ha mandato su WhatsApp. Grande riconoscimento a GSB, storico direttore, editore della rivista Samurai. Io non so chi me l'ha scritto, io ringrazio, ma ringrazio soprattutto tutti coloro che con il loro tempo mi mandano i ringraziamenti, eccetera. Io non ho fatto niente di più che quello che io considero una vocazione, fare giornalista sportivo. Ho scelto le arti marziali, come nel passato avevo scelto la rivista sovietica Sputnik, avevo scelto World Gymnastics, avevo scelto Baseball Rugby e così via. Quindi una evoluzione o un'involuzione. Sono estremamente felice, grazie ai mecenati Lia Salvetti, presidente della Bushido Palestra di Brescia, Luciano Rocca, industriale di grande portata, ma soprattutto i bresciani sono gente considerata solida dal punto di vista operativo per la loro disponibilità. Se io sono qua è merito loro. Diciamo che ho guadagnato qualche gallone,
ma senza le possibilità i galloni servono poco. Io credo di avervi, non dico completato la nostra giornata, ma vorrei fare un passo indietro. Ricordatevi le parole del professor Ascani. Il professor Ascani non è solamente il presidente di una federazione sportiva. Il professor Ascani è anche promotore di un master per i dirigenti sportivi che si fa addirittura alla Bocconi di Milano. Quindi è un personaggio che il mondo dello sport lo conosce bene e lo vive in un certo modo. Alle sue manifestazioni di bambini all'Arena di Milano, nonostante la pandemia, eccetera, si contano migliaia di presenti bambini delle scuole. Quindi è un personaggio che quello che vi ha detto, vi ha raccontato, e avete visto il suo studio, è pieno di decorazioni, lauree, honoris causa, eccetera, eccetera. È che è un uomo che lavora. E il lavoro, no, veramente in questo caso, nobilita. Anche se qualcuno in dialetto dice è stufa, però il lavoro è così. Quindi ci deve essere una e l'altra parte. Non ho altro da raccontarvi di importante, se non che la frase di chiusura, non l'avevo dimenticata, era che con tutti gli appunti che mi sono preparato la devo cercare. Eccola. Eccola che arriva. Seguire la via è più importante della vittoria. Jigoro Kano, Shian. È una frase presa dal libro Juno Shisho. Quindi ci lega al discorso del giovane Soke Ogawa. La via non ha limiti. La via la trovi ovunque. Se vuoi praticare, trovi sempre il tempo a tua disposizione. Se non vuoi praticare, trovi tutte le scuse possibili di questo mondo. Buon samurai a tutti e arrivederci alla prossima settimana.